Ciao a tutte e a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi registro la mia summer morning routine, quindi quello che faccio abitualmente tutte le mattine o almeno quasi l'estate. Qui la sofferenza prima di svegliarsi, come sempre, è una cosa tragica, 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 però mi riprendo un po' baciando Wendy, il mio amorato cagnolino. Poi prendiamo gli occhiali, altrimenti talpette forever, li metto e poi comincio ad appropinquermi verso il bagno. Con la luce del bagno, che non so voi, ma io ogni volta mi cieco. Prima cosa, lavare la faccia, altrimenti non connetto assolutamente nulla. Dopodiché, caccoline del mattino vanno sempre tolte e poi spazzolo i capelli. Naturalmente sono anche andata a fare la plin plin, ma vi ho risparmiato la scena. Comincio a scendere, accendo la luce, altrimenti già sono cascata parecchie volte, non ci servono altre, e vado subito ad aprire la finestra, così faccio uscire Gwenda in giardino. Poi eccoci in cucina, quanto mi piace la pace della mattina in cucina, e comincio bevendo il mio fit tea. Questa è la borraccetta in bambù che mi hanno inviato, più questa è la novità, il Tropical, che per l'estate è perfetto perché vi dà un sacco di energie, e poi c'è anche il Fit Berry. Scrivetemi qui sotto se voi l'avete mai provati, vi lascio anche il mio codice sconto qui scritto in sovraimpressione. Io lo preparo semplicemente facendo bollire l'acqua, dopodiché riempio il misurino con due cucchiaini di prodotto, poi colo l'acqua calda e ci metto il cestino col prodotto all'interno, shakerò leggermente la borraccia e lascio in effusione per all'incirca dai 3 ai 5 minuti, così prende bene il sapore. Tolgo il cestino ed è pronto da bere. Potete sia berlo freddo, caldo, oppure versarlo nella tazza come faccio io, freddo naturalmente d'estate. E adesso il momento social. Non so voi, ma io non lo faccio nel letto, ma lo faccio direttamente dopo aver bevuto il tè oppure mentre bevo il tè, così passa il tempo più velocemente. Ecco qua tutti i social, vado su YouTube, rispondo ai commenti e poi naturalmente non manca il mio buongiorno su Snapchat e su Instagram. Se ancora non mi seguite su vari social, seguitemi, mi raccomando. E poi mangio due o tre biscottini, questi qua della misura, che mi fanno impazzire. Poi apro il frigo, prendo le verdurine dei topini, come sapete ho due porcellini d'India, quindi la mattina insomma vanno nutriti, prendo insalata e peperone, ma vario molto, qui vedete che taglio anche il sedano, insomma taglio tutte le cosettine loro e glielo metto nella ciotolina. Io di solito, poi non so, scrivetemi anche voi se avete porcellini d'India come fate, io la mattina gli do una ciotolina, loro sono due, e invece la sera gliene do due belle riempite, insomma così non mangiano né troppo poco né troppo. Poi glielo vado a portare, ogni volta fischiettano che è una bellezza, diventano pazzi. E poi non possono mancare di nuovo coccole al cane, che sempre dorme, ma dettagli. Poi risalgo su in camera, eccoci qui, e prima cosa apro la finestra, anche qua aria, insomma faccio entrare un po' di luce, e dopodiché faccio il letto. Qui i peli di Gwenda come se non ci fosse un domani, perché sapete che dorme quasi sempre con me. Rifaccio il lettino, anzi il lenzuolo in questo caso, e accendo il condizionatore, beato condizionatore. Poi leggo un po' quello che ho da fare sul calendario, fondamentalmente mi cambio, mi metto in un vestito un po' più comodo perché stare in pigiama altrimenti insomma non mi va, e inizio a prepararmi perché oggi dovevo uscire, altrimenti poi rimango semplicemente davanti al computer. Faccio le sopracciglia, trucco veloce, vi lascio nella scheda info il trucco che ho caricato già, quello che faccio tutte le estate. Ed ecco qua il look finito, poi studio, anzi ripasso la tesina perché tra un po' gli esami, e poi quando ho finito di ripassare vado un po' su Netflix, qui devo finirmi un film quindi l'ho messo su. Poi scelgo cosa vestirmi, solitamente c'è il caos più totale come potete vedere nell'armadio, ma comunque cerco di prendere qualcosina e creare un outfit abbastanza carino e soprattutto leggero per queste giornate, e questo è quello che ne è uscito: pantaloncini a tre quarti, magliettina, e adesso andiamo a mettere le scarpe, queste qui sono le slip-on, io le metto a volte senza calzini, a volte con, insomma dipende. Poi prendo borsa e si comincia ad andare fuori casa finalmente.
Devo dire che con questo caldo è un po' difficile, però questa volta si doveva uscire, poi vedrete per andare dove, quindi chiudo bene casa, cancelletto, giardinetto, insomma mi faccio il mio percorsino. E vado verso la macchina. Come sapete, questa non è ancora la mia macchina definitiva, però mia nonna me l'ha prestata col mio volantino rosa che mi avete chiesto, intanto l'ho preso da AliExpress e comincio ad andare. In questo momento stavo andando a prendere Desiree a casa, quindi eccoci qua alla guida spericolata. No, non è vero, scherzo, io amo guidare, non lo so, metto la musica e parto. Ed eccoci qua, arrivati al sushi. Questo era il posto misterioso. Comunque, questa è la mia routine. Io vi mando un grosso bacio, se vi è piaciuta pollice in su, e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, guardate anche quello che ho caricato prima, perché sono sicura vi piacerà. Buon esame a chi devi affrontare questa brutta cosa, ma comunque sia, vi mando un sacco di in bocca al lupo.